Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace di Dio sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Ecco, vogliamo celebrare questa Eucaristia con molta gioia, con molta allegria, anche perché il dono dell'acqua che è venuta, no? Si sta da Dio, no? Anche in pianura forse si sta meglio. Ecco, vogliamo ringraziare Dio per la bontà dell'acqua, per la bontà del fresco, per la bontà di poter celebrare l'Eucaristia e anche per la bontà e la radicalità della parola che ascolteremo. E vuole che ci mettiamo di fronte al Signore proprio con chiarezza. Vuoi stare con me o no? Se stai con me hai la vita, se non stai con me continui a soffrire come soffri, anche peggio, perché si scatenano gli egoismi. Ecco, il Signore ci fa questa domanda oggi, con chi vogliamo stare, proprio per illuminarci, perché ci ama, perché vuole che non perdiamo tempo, vuole che non vivacchiamo, che siamo sempre a brontolare, a lagnarci e a far fare a Dio quello che vogliamo noi e basta. Invece vuole che ci mettiamo nella sua volontà per fare la sua volontà, decisamente. Perché allora la nostra vita va veramente meglio, perché tutte le nostre indecisioni, paure, angustie che abbiamo non fanno altro che tirare indietro l'azione di Dio, impedire l'azione di Dio a realizzarsi. Ecco, Lui vuole darci la sapienza, la saggezza, vuole darci anche quella comunione profonda della sottomissione, che non di diventare serviti degli altri, ma sottomissione che è comunione, intima comunione tra di noi, l'amore, uno accetta l'altro com'è, uno ama l'altro com'è. E che vogliamo vivere il primo momento dell'Eucaristia, allora, quello di chiedere perdono dei nostri peccati. Guai a noi se non vediamo peccati, che vuol dire che siamo ciechi, abbiamo un peccato gravissimo, non vediamo. E non vedere i peccati vuol dire non capire niente della misericordia di Dio e non riceverla neanche. Invece diciamo, Signore, veramente abbi pietà di me, perdonami. Dal libro di Giosuè. In quei giorni Giosuè radunò tutte le tribù di Israele a Sichem e convocò gli anziani di Israele, i capi, i giudici e gli scribi. Ed essi si presentarono davanti a Dio. Giosuè disse a tutto il popolo: «Se sembra male ai vostri occhi servire il Signore, sceglietevi oggi chi servire, se gli dèi che i vostri padri hanno servito oltre il fiume, oppure gli dèi degli Amorrei, nel cui territorio abitate. Quanto a me e alla mia casa serviremo il Signore». Il popolo rispose: «Lontano da noi abbandonare il Signore per servire altri dei, poiché è il Signore nostro Dio che ha fatto salire noi e i padri nostri dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile. Egli ha compiuto quei grandi segni dinanzi ai nostri occhi e ci ha custodito per tutto il cammino che abbiamo percorso e in mezzo a tutti i popoli fra i quali siamo passati. Perciò anche noi serviremo il Signore, perché Egli è il nostro Dio». Parola di Dio. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Gli occhi del Signore sui giusti, i suoi orecchi al loro grido di aiuto, il volto del Signore contro i malfattori, per eliminarne dalla terra il ricordo. Gustate e vedete com'è buono il Signore.
gridano e il Signore li ascolta, li libera da tutte le loro angosce. Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato, egli salva gli spiriti affranti. Molti sono i mali del giusto, ma da tutti lo libera il Signore. Custodisce tutte le sue ossa, neppure uno sarà spezzato. Il male fa morire il malvagio, e chi odia il giusto sarà condannato. Il Signore riscatta la vita dei suoi servi. Non sarà condannato chi in Lui si rifugia. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, nel timore di Cristo siate sottomessi gli uni agli altri. Le mogli lo siano i loro mariti come al Signore. Il marito, infatti, è capo della moglie, così come Cristo è capo della Chiesa, Lui che è salvatore del corpo. E come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli lo siano ai loro mariti in tutto. E voi, mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per renderla santa, purificandola con il lavacro dell'acqua mediante la parola, e per presentare a se stesso la Chiesa tutta gloriosa, senza macchia né ruga o alcunché dissimile, ma santa e immacolata. Così anche i mariti hanno il dovere di amare le mogli come il proprio corpo. Chi ama la propria moglie ama se stesso. Nessuno, infatti, ha mai odiato la propria carne, anzi la nutre e la cura, come anche Cristo fa con la Chiesa, poiché siamo membra del suo corpo. Per questo l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie, e i due diventeranno una sola carne. Questo mistero è grande. Io lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. Tu hai parole di vita eterna. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. In quel tempo molti dei discepoli di Gesù, dopo aver ascoltato, dissero: questa parola è dura, chi può ascoltarla? Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano riguardo a questo, disse loro: questo vi scandalizza, e se vedeste il figlio dell'uomo salire là dove era prima, è lo spirito che dà la vita, la carne non giova nulla. Le parole che io vi ho dette sono spirito e vita. Ma tra voi vi sono alcuni che non credono. Gesù infatti sapeva fin dal principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E diceva: per loro vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è concesso dal Padre. Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai dodici: volete andarvene anche voi? Le rispose Simon Pietro: Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna, e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Parola di Dio. Anche stasera la parola è piena di sapienza per noi ed è molto radicale ed è molto importante anche che apriamo il cuore a coglierla, ma c'è da discuterla. Se vogliamo crescere con Dio, con Gesù Cristo, con il Vangelo, occorre anche accettarlo nella sua crudezza ma anche nella sua profonda verità.
perché è per darci la vita, non per schiavizzarci, è per liberarci da un peso enorme che è il peccato, non per toglierci la facilitazione a vivere. Ecco, la parola questa che ci aiuta anche a scegliere. La prima lettura, vedete come il popolo di Israele è invitato da Giosuè: scegliete, volete scegliere gli dèi o voi volete scegliere Dio come vostro padre? Ecco, sia Giosuè che il popolo dichiarano proprio: noi scegliamo Dio, quanto a me e alla mia casa serviamo il Signore. E ricordate i tanti benefici che aveva fatto Abramo a Mosè in tantissime occasioni, ecco che Giosuè ringrazia Dio, loda Dio e lo vuole servire. E anche il popolo dice: lontano da noi abbandonare il Signore per servire altri dei. Perché è vero, loro erano di cervice dura e tante volte erano infedeli a Dio. Ecco questa scelta, no? Hanno scelto Dio, che è la scelta che Dio chiama ciascuno di noi, perché anche noi, popolo cristiano, siamo doppiamente invitati a scegliere Dio, proprio perché Lui ci ha scelti donandoci il battesimo, dandoci il mistero pasquale realizzato di Gesù Cristo, donandoci il perdono dei nostri peccati, donandoci il suo spirito, il suo amore, e ci rende capaci anche noi di amare pieni di spirito. Tutti questi doni Dio ce li dà gratis. Chi scegli tu allora? Il mondo, quello che insegna il mondo, la frivolezza del mondo, le furberie del mondo? Chi scegli? Tante volte è più comodo seguire il mondo perché favorisce il nostro egoismo e del regno dei furbi, quelli che sanno fare i mestieri. Guardate come succede anche in Italia, come viene un po' smascherata questa Italia così schiavizzata da tanti. Ma finché stiamo lì a brontolare, guardare, forse anche fare altrettanto, non combiniamo niente. Saremo sempre tristi, delusi, insoddisfatti, perché l'egoismo non si sazia. Invece il Signore ci viene a insegnare proprio la strada dritta di Gesù Cristo e vivere gli insegnamenti di Dio, quelli che sono scritti nella parola di Dio, non gli altri. Anche i pagani, sono tanti pagani buoni, quelli che seguono la natura, la loro naturalità. Sono tantissimi, anche se non sono battezzati, perché ognuno di noi è fatto bene da Dio. Questo concetto che ripetiamo sempre: tutti siamo fatti bene da Dio, ma non tutti rispondiamo a Dio, non scegliamo Dio, facciamo quello che ci piace, quello che ci torna conto, quello che capisco io buono, quello che va a me, insomma. Casa mia comando io e faccio quello che voglio, permettendo il marito, permettendo la moglie, e se no sono divisioni. Ecco, allora la scelta di Dio è una scelta di vita, una scelta di forza, di coraggio. Se noi guardiamo la seconda lettura, è stupenda. Qui vengono spiegate in una maniera banale tante cose. Quando qui viene insegnato il vero amore tra le persone, il vero amore che c'è tra marito e moglie, il vero amore che c'è proprio perché siamo membra di un solo corpo. L'uomo lascerà suo padre, sua madre, si unirà a sua moglie e i due diventeranno una sola carne. Parla tutto di sottomissione, non siate sottomessi. Allora giù contro le donne, siate sottomessi ai mariti. E dopo, anche voi mariti siate sottomessi alle donne. E cosa hanno capito? Niente. Anche quello che predica ha capito meno ancora. Sottomissione non è fare schiavitù l'uno dell'altro, non è sopportare, non è subire, non è questa la sottomissione che intende Paolo agli Efesini.
sottomissione è comunione. Comunione tra due persone, tra tre persone, tra cinque persone, tra le persone della comunità e poi tutti gli altri. Comunione profonda. Dio ha mandato Gesù Cristo e Gesù Cristo è sottomesso a Dio, perché in profonda comunione con Dio. Gesù che compie il disegno di Dio per testimoniare la salvezza, riparare il peccato, vincere il demonio. Dio Padre gli dice a Gesù: devi morire in croce. E Gesù, in comunione profonda con Dio, accetta la volontà di Dio Padre e si fa uomo, si prepara, vive la passione, muore in croce e risorge. E Dio Padre ha dimostrato in Gesù Cristo la vera strada della vita, è amare, sempre. Ma quello continua a disturbarmi. Amen. Prega il Signore che ti aiuti a avere degli atteggiamenti pieni di amore, perché prima o dopo l'amore fa crollare anche l'altro, la fa crollare nel convertirlo. Sottomissione allora è gioia di stare insieme. Gioia di stare insieme. Anche l'amore umano deve raccogliere questo insegnamento della sottomissione. L'amore divino è piena sottomissione, piena comunione tra Gesù e il Padre, tra lo Spirito Santo e Gesù il Padre, piena comunione. Piena comunione non è dire si sopportano, no, vuol dire che si amano l'uno e l'altro come è. Com'è, senza nessuna distinzione. E questo nasce il vero amore, la vera gioia dello stare insieme. Amare, cosa vuol dire? Dare la vita per l'altro. Ti fermi, ti sottometti all'amore dell'altro e doni all'altro. Amore, non esiste l'amore cristiano che aspetti dagli altri che ti facciano qualcosa, che ti dicano grazie, ti facciano un sorriso, che anche ti diano un abbraccio, che è buonissimo, ma non è quello l'amore cristiano. L'amore cristiano è quello che tu dai a te stesso, che tu dai agli altri. Non è aspettare, non è ricevere, è infantile quello. E noi siamo là tante volte, forse piacciamo un po' di affetto, un po' di amore, che mi capiscano. Benissimo, ma quello è infantile, non rimanere in quell'atteggiamento. Invece piano piano cresci e diventare cristiano, che sei capace di amarti come sei, perdonandoti, e amare gli altri come sono. Questa è la vera sottomissione. Sottomissione vuol dire portare la croce insieme, non uno sopra l'altro, non tu porti la mia, no, insieme portiamo la croce vicendevolmente, che allora nasce l'amore e la vita. Allora la sottomissione, ripeto, è comunione. Se guardate anche il corpo, no? Quello della coppia, quando è che si amano veramente? Quando sono uniti con dolcezza, con l'amore, con tenerezza. Questi due corpi là, aggrovigliati, sottomessi uno all'altro. Non c'è l'altro sopra, l'altro sotto, l'altro bravo, l'altro non bravo. L'unione di due cose insieme. E quello è amore. Se poi aggiungiamo l'amore divino, allora entra lo Spirito, entra la grazia, entra la misericordia, entra il perdono. Allora ancora più facile vivere la sottomissione, perché Dio crea comunione, Dio crea veramente armonia tra le persone. E non si può fare armonia tra le persone se non divento io armonioso con me stesso. Accolgo me stesso come sono, mi amo. Non egoisticamente, ma per quello che sono. La sottomissione è stupenda. E questo avviene da soli, non ce la facciamo. Abbiamo bisogno di Dio, abbiamo bisogno di Dio. E questa sottomissione la comprendiamo che la coppia, ma anche chi è da solo, qualunque sia la sua realtà, quando diventa una carne sola con l'altro. Una carne sola con l'altro. La coppia è l'idea bellissima, no? Marito e moglie che formano un corpo solo. E qui viene a chiarire tutte le posizioni della vera famiglia fatta da Dio.
Ecco che allora l'uomo lascerà sua madre, suo padre, si unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne sola. Nel Genesi dice, Dio creò l'uomo, maschio e femmina. Ma l'uomo chi è? Maschio e femmina insieme. Non è l'uomo maschio, è l'uomo. L'uomo è maschio e femmina insieme. Quella forma l'unità. Ecco che allora l'essere sottomessi è amarsi, abbracciarsi, stringersi, fare carne unica, fare comunione unica, fare sempre sottomissione a Dio, perché questo mistero della famiglia lo capiamo solo se guardiamo a Dio. E nel Vangelo ci viene messo in evidenza come di fronte al mistero dell'amore massimo che è l'Eucaristia, quando Gesù dice questo è il mio corpo, questo è il mio sangue e dona a noi il suo corpo, il suo sangue e lo riceviamo nella comunione, Dio vuole vivere con noi. Non viene a vedere se sei una peccatrice o un peccatore, vuole vivere con noi per aiutarci a liberarci dal peccato e dalle sue conseguenze. Dio che annuncia, se non mangerete il mio corpo, quasi quasi lo comanda, no? Se non mangerete il mio corpo e non berrete il mio sangue, non avrete la vita con me. E gli altri si scandalizzano. Ma non so quanti di noi capiamo, forse nessuno di noi capisce questi misteri, perché sono misteri di Dio. E Dio li svela con i fatti, con l'esperienza. Ecco, allora l'Eucaristia non è fatta tanto per fare, è proprio un prendere, cibarci di Gesù Cristo con il suo corpo e con il suo sangue, proprio nella pienezza. Lui diventa carne nostra, unica carne, unico corpo, per aiutarci, per darci forza. E l'uomo questo non lo capisce, quelle robe lì. Infatti tutti vanno alla comunione e si alzano tutti, si è abituati a fare tutto quello che fanno gli altri, no? Ci si alza avanti, peccato grave o no, non importa, comunione, torna al posto è come che avessero mangiato un gelato, neanche, perché il gelato è manco è buono, la particola non è neanche saporita. Vi capite come siamo lontani dal gustare la comunione? Gustare la necessità di ricevere Gesù Cristo, perché è Gesù Cristo che porta armonia in noi, che ci dà la comunione vicendevole, famiglia, fuori famiglia, la comunione, amare, 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 e amare, ripeto, non è aspettare, è donare, donare sempre, ma non la finisce più, amelo ancora, sii perseverante nell'amore, come Gesù Cristo. E muore in croce. Ecco perché la croce è il massimo dell'amore. Non è soffrire la croce. Soffriamo per la paura, soffriamo per le ansie, soffriamo perché non crediamo che Dio ci aiuta. E allora ci troviamo soli, soffriamo, basta che venga qualcosa subito tremiamo. Invece il Signore dice, abbi fede, credi. San Pietro dice, no, Signore, da chi andremo? Tu hai parlato di vita eterna. Noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Parole ispirate. Ma questi ci consolano. Anche noi diciamo, Signore, da chi andremo? Io sto con te, scelgo te. Accetto il tuo amore e accetto che tu mi ami come sono. E accetto che tu mi dia il tuo amore, il tuo spirito, perché io ami gli altri come sono, come lui ci ha amato. Amatevi come io vi ho amato. Stupendo, una lettura bellissima, questo Vangelo stupendo, radicale però, non si può giocherellare, non si può stare in chiesa e dopo fuori fare i cavoli propri. L'amore esce anche di chiesa. In chiesa, fuori, l'amore viene con noi sempre e non ci dà mai ragione, mai. Ci invita sempre, va al di sopra, ama, 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 va al di sopra, non fermarti giù a ragionare, che non serve a niente. Ma allora ha sempre ragione lui, la ragione dei mossi, lascia che ce l'abbia, non guadagna niente. Invece tu ama, questo sì, di la verità, questo sì.
della vera, non una mezza strada, la verità. Ecco che allora è un Vangelo che ci mette un po' il muro. Con chi siamo? Rispondete, ognuno di voi risponda a se stesso. Scegli chi? Dio o il diavolo? O il mondo? Guardate che il mondo influenza noi, influenza tantissimo. E il mondo ci porta sempre lontani da Dio. Quando invece è lo Spirito che vivifica, è lo Spirito che dà la vita, è lo Spirito che entra in noi per darci la nuova vita e anche darci la possibilità di credere in Gesù Cristo. Perciò gioiamo di questo. Anche i gesti che facciamo, dopo faremo il segno della pace, che qui lo facciamo un po' abbastanza bene, ma diamoci un bel segno di pace, sereno, tranquillo, proprio in comunione. È la pace di Gesù Cristo che passa, non è la mia. E questa pace deve portare pace, sia nel dare come nel ricevere, è la pace. È quell'amore di Gesù che hai detto che doni all'altro. Non importa se lo conosci o no, è una creatura di Dio. E qualsiasi creatura dopo ami, anche in questo discorso entra l'amore agli animali, ai fiori, alla natura, al creato. Certo, perché l'amore arriva a tutti, a tutte le creature. Ma non schiavizziamole. Siamo in un esempio di amore sbagliato proprio ai nostri tempi, quando amiamo le creature umane, le bestioline, i cani, i gatti, in una forma sbagliata. Li schiavizziamo, poveracci, non sono più cani né gatti, sono legati, devono fare quello che vuole la padrona o il padrone. Guai se si muovono. E prima viene loro, dopo noi. E ci schiavizzano la vita, perché non si può lasciarli da soli, poverini. E quei poverini saltiamo tutto. E invece diventiamo maturi noi. Riceviamo l'amore di Gesù Cristo, che ci porta a amare noi prima, la nostra famiglia prima, e anche se siamo da soli, amarci nella solitudine. La solitudine è la cosa più grande che esista al mondo. Essere soli con Dio, in comunione con Dio e in comunione con tutto il creato. È una bellezza. Ecco che allora l'amore arriva. Arriva anche agli altri, lo doniamo a tutti, non facciamo differenze. Sì, è possibile qualche, diciamo, amore più speciale verso i parenti, quello che può essere i doveri anche familiari, ma l'amore deve arrivare a tutti. Non guardare se ne approfitta o no di me, devo donare amore. Dico devo perché se vuoi la vita è l'amare, amare, che non è solo l'amore umano. Non è amore la depravazione, la sessualità, quello che c'è adesso, questa porcheria che esiste nel mondo adesso riguardo al corpo umano. L'amore è eleganza, è armonia, è bellezza, è vita, è energia che ci trasmettiamo nel rispetto grande. Allora l'abbraccio di pace ha senso. Non mi importa chi ho di fronte, è Dio che passa attraverso di me e attraverso l'altro che arriva a me. Scoprire questo e poi viverle, ma viverle anche a casa. L'abbraccio di pace dovreste farlo a casa sempre, il mattino, la sera, pregate, fate un atto importante, finire sempre con l'abbraccio di pace. O ci vergogniamo di darci l'abbraccio di pace, perché succede anche questo, o con le bozzecole là. Quando è amore, diventa vita. Ecco, Gesù è qui per dirci l'amore esiste, la vita esiste. Io che sono l'amore, voglio nell'Eucaristia entrare in te per portare in te il mio amore divino che con l'amore umano che hai, che è sempre amore di creatura di Dio, fatta immagine e somiglianza di Dio, tu gusti la tua interezza, la tua pienezza, amore divino e amore umano insieme. Non è tecnica, non è psicologia, non è una medicina. L'amore è la vita di Dio che viene donata a noi e insieme a quella vita che Dio ha dato a ciascuno di noi, ecco che crea la creatura in pienezza. Ecco, gioiamo di questo. E crediamo anche che le tue parole, Signore, sono spirito e vita. Tu hai parole di vita eterna.
ascoltiamo il Vangelo, ascoltiamo la parola di Dio. Perché adesso siamo in tempi che si butta via Gesù Cristo il Vangelo, perché ognuno faccia liberamente quello che vuole. E così diventiamo selvatici. Così facciamo il male che sta avvenendo nel mondo. Ma tante volte ci chiediamo anche noi, poverino, sai, poverino, ecco, il poverino, roviniamo la persona. L'amore di Dio invece è verità, nella verità. Dio ci ama nella nostra verità, peccatori, e ci perdona, e ci ama sempre, e ci aiuta a rialzarci. E vuole che anche noi facciamo lo stesso. Peccatori che amano gli altri peccatori, li amano come sono, e non aspettano il grazie, non aspettano il riconoscenza. Amare sempre, amare sempre. Mi piace tanto quell'esempio della vecchietta di montagna che diceva: dì alle donne, ma anche agli uomini, che siano come le fontane di montagna, buttano sempre, sempre, anche a vuoto, sempre quel tubo grosso, anche pieno di acqua, e va. La vita nostra dovrebbe essere così. Mi è piaciuto un esempio di oggi proprio, che una coppia che prima dell'Eucaristia andava in un bar a prendere il suo caffè, e tra di loro, dato che vanno, sono molto amalgamati, e si sorridevano, parlavano così con disinvoltura, senza nessuna posa, ed era un bar di giovani. Stasera loro sono andati nello stesso bar, e il barista, quando sono andati a pagare, no, dice, ha detto che il tale paga lui. Dice, noi non conosciamo nessuno qua, se ci paga bene, ma insomma vogliamo. E si dice quello che il padrone va da quello che doveva pagare e dice: questi come li tieni? Questi li devi dare il caffè gratis, anche l'acqua, perché il sorriso che hanno, che a me piace molto. Ogni volta che li vedo venire qua, perché erano usuali andare in quel bar, io sono sempre felice perché mi sorridono e vedo che tra di loro sorridono. L'esempio di un sorriso cosa fa? Non solo per pagare il caffè, ma ha colpito quella persona. Ha detto: quella è una persona buona. Ha detto che, non mi ricordo più la frase, è bella: voi siete persone dal cuore. Mi ha detto un aggettivo stupendo, cioè come l'esempio, senza anche volerlo, però incide nelle persone, perché tutti guardano se c'è amore, e dove c'è amore, tutti. Ecco che allora anche l'abbraccio di pace si è fatto con gioia, proprio con armonia, per donare ciascuno vicendevolmente Gesù Cristo. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio e buonanotte a tutti.